Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa strepitosa puntata di L'ho letta 5, puntata special edition di quanti soldi ho speso negli ultimi 3 mesi. Allora, ogni 2 o 3 mesi vorrò fare delle video rubrica di quanti soldi ho speso. Ripeto, non per cutigli o altro, per farvi sapere nei dettagli i cazzi miei, ma semplicemente per una questione mia personale di crescita economica. Quindi andiamo a prendere l'agenda. Cos'erano i 30 euro? Mi sono appena scritta proprio stamattina tutta una serie di conticini vari che ho fatto. Ovviamente l'ho annotati per mese, quindi partiamo da gennaio. Allora, ragazzuole, vediamo un po'. 8 febbraio, 8 febbraio. Ok, andiamo a gennaio. Abbiamo speso 70 euro di bidet. Abbiamo iniziato a fare i lavori del bagno, quindi doccia totale 358 euro, tappeto doccia 15 euro, armadietto bagno altri 65 euro che riuscito io, cose per le luci varie 257 euro, 327 euro di polimento più colore, poi ho dato 550 euro al cartongessista, quello che ha fatto il cartongesso, e altri 600 euro al muratore. Poi ho dovuto pagarmi l'assicurazione della macchina, quindi siamo arrivati, parliamo già di più di 1000 euro. L'assicurazione della macchina, poi, ecco esatto, 2372,80 centesimi. Quindi da gennaio a inizio febbraio io ho speso 1186 euro, scusate coccobellina, ma saranno gli ultimi video con coccò perché da qui a breve finalmente mi trasferisco, quindi 1186 euro. Ok, questa è una cosa molto importante. Andiamo al mese di febbraio. Esattamente, 1186, quindi 1187 euro. Poi dovete praticamente dobbiamo andare avanti. Oh, c'è una serie, ragazzi, ho scritto di tutto e di più, da tutto l'elenco di cose varie che ho comprato, tutti i soldi che ho speso. Poi andando avanti, ok, manodopera, cartongesso, esatto, qua ho scritto tutto. Ok, 10 febbraio 2021, altri 1200 euro, perché ragazzi praticamente da gennaio a febbraio, i primi 2 mesi, sono volati la bellezza di 2000 euro. E ovviamente poi sempre soldi divisi a metà. Poi ho fatto altre spese ovviamente extra, e quindi ho fatto il corso BLSD di 50 euro, una visita ginecologica fatta sempre a febbraio, quindi 100 euro. E i soldi del cartongesso l'abbiamo contati. Ok, poi ci sono stati dei vari nuovi acquisti che ho dovuto fare, tipo i faretti delle luci l'ho comprati io 40 euro, la felpa altri 31 euro, sì, 25 euro più o meno, più la tuta di sotto che ho dovuto comprare io, 3 mappine più pezzi cucina più fono altri 26 euro. Ok. E questo l'abbiamo scritto tutto, e adesso finalmente passiamo al mese di marzo, che praticamente si è appena concluso, perché oggi siamo data 31 marzo del 2021. A parte i vari altre cose spese, tipo della Merlene, tipo 40 euro, 150 euro di benzina varia in 3 mesi, infatti gennaio, febbraio e marzo, in media 50 euro di benzina al mese. E poi ci sono altre cose ancora da comprare che poi in realtà le ho comprate io per un totale di 50 euro più altro stucco e rullo. E niente, Chiara adesso mi deve dare, divisa a metà, ancora ne mancano all'incirca 800/700 euro. E poi ho comprato io altri 5 euro di nastro rosa per dipingere. Vedete, poi conservo anche tutti i vari scontrini di Brico. E
ferramenta. Poi ho comprato altre cose per le tazze. E quindi adesso i soldi che mi deve dare lei ovviamente sono molto di meno, perché adesso anche lei man mano ha comprato altre cose nuove, tipo ultimamente, tipo ieri, data 30 marzo 2021, lei ha comprato un armadio per vestiti e giubbotti e una prima parte della tenda per l'ascensore da letto. Entrambe le cose sono venute a costare 75 euro, ma queste sono cose ovviamente che sta spendendo lei per togliersi da quel debito che ovviamente ho anticipato io i soldi. Cose altre da comprare, ragazzi, dal mese di aprile in poi: seconda parte della tenda della stanza da letto, il mobile dell'ingresso, la porta scorrevole della stanza da letto, l'altro pezzo della tenda per il bagno e il citofono. Ovviamente per tutto ciò dobbiamo aspettare i suoi soldi della cassa integrazione, perché tutte queste cose che vi ho appena citato sono cose che deve spendere lei per far sì che togliere da quei soldi, quindi per far scalare, diciamo, il suo debito. Quindi siamo giunti più o meno a un totale forfettario di, non dico 3.000 euro, ma 2.500 euro che ho speso negli ultimi 3 mesi, gennaio, febbraio e marzo, gli direi proprio di sì. Quindi ho speso, ragazzi, veramente più di 2.000 euro tra tutte le varie spese di casa, di comprare cose per la casa, cose extra e cose veramente molto importanti e fondamentali. Quindi diciamo che la situazione è stata questa, di gran lunga adesso le cose si sono abbastanza e alquanto migliorate, quindi io vi lascio col prossimo video, che spero che sia di aprile, maggio e giugno. Farò un video ogni 3 mesi, 2 o 3 mesi all'incirca, per, ripeto, farvi scoprire un pochino tutte le varie spese economiche, ovviamente nei dettagli. Non vi posso dire il mio stipendio base e tutti i soldi che ho messo da parte, perché nonostante questo continuo a lavorare al Covid. E ufficialmente tra qualche giorno farò un anno di Co.co.co, quindi un anno intero di fila che lavoro, e che lavoro lì in ospedale. Per me è molto importante fare una piccola festicciola così in famiglia a casa, e poi un'altra di inaugurazione nella mia nuova casa. E quindi per me sono cose veramente molto importanti. Questo è un anno decisivo, il mese di aprile sarà molto importante, perché concluderò le varie spese della casa, ma soprattutto un anno di Co.co.co. E terza, ultima cosa, e non meno importante, sicuramente dalla metà, fine di aprile, inizio maggio, proprio mi inizierò a trasferire nella casa nuova. Quindi sicuramente entro questo mese, entro il mese di aprile, succederanno tante altre cose veramente importanti e serie, che dovrò veramente dire addio, forse proprio definitivo, a questa stanza. Questa stanza che mi ha accompagnato, ragazzi, voi lo sapete, per più di 10 anni della mia carriera su YouTube, e che per me è stato davvero molto importante. E sono ancora più contenta che tutto ciò lo stiamo affrontando insieme e lo stiamo condividendo nel migliore dei modi. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video rubrica della serie economica di Loletta. E niente, ragazzi, risparmiate, perché al di là di questi soldi che ho speso, in un bel po' di soldi ancora messi da parte, di tutto un anno intero appunto che ho lavorato. Quindi continuate a risparmiare, mettetevi i soldi da parte, perché tutto questo l'ho potuto fare solo grazie ai miei sforzi, ai miei sacrifici e soprattutto al mio risparmio, al mettere lo stipendio sano da parte. Ovviamente spendendo magari 200, 300 euro, 20 euro al mese, quel che si voglia, ma tutto il resto dello stipendio non l'ho assolutamente mai toccato, e per questo ho un pochettino di roba da parte. Ne avrei avuto molto di più se non avrei speso roba per la macchina, per la casa, il telefono di 800 euro, eccetera, eccetera. Però ci sta che qualche capriccio, qualche cosa uno se lo passa, perché totalmente intero conservato è impossibile, perché hai spese, devi fare la spesa, devi mangiare, ci sono le tue spese giustamente quotidiane, tutti gli esseri umani di tutti i giorni. Però nonostante ciò, cercare di risparmiare è conservarti qualcosa di soldi per poi un futuro è importante. Si dice ogni fegato di mosca è sostanza. E qua in Sicilia, a Catania, si dice anche un'altra cosa, che appunto è: bisogna sabbare la tasca per quando viene puttoso, ok? Quindi bisogna cucire in qualche modo economicamente i pantaloni prima che poi ti si rompano e si crea un buco. E quindi molto importante, insomma. Ci vediamo alla prossima puntata e vi saluto.